ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video qui a New York. Fa un freddo cane. Oggi fa veramente freddo. Freddissimo. In questo video vedrete soltanto cibo, perché voglio provare tutti i cibi tipici di New York, o se non altro quelli che loro considerano tipici. E adesso è arrivato il momento di fare colazione con waffle e pancake. Ci troviamo da Andrews New York City Diner e sembra molto molto carino. In perfetto stile americano, anni 60 quasi. Oh, devo tirare, ovviamente non spingere. E vediamo un po'. Questo è il loro menù delle colazioni. Il posto devo dire che è veramente, veramente carino. Poi tutto in spirito natalizio. Ci sono tantissimi camerieri, non capisco perché. Saranno tipo una decina. E ci hanno appena portato l'acqua col ghiaccio. Cioè, fuori ci sono tipo 0 gradi. Io tengo il cappotto qua dentro e loro mi portano l'acqua col ghiaccio. Tra l'altro io odio bere l'acqua ghiacciata, però vabbè, pazienza. C'è stato un piccolo misunderstanding, infatti come vedete hanno portato 2 pancake nonostante avessimo ordinato il waffle. Ma fa nulla, sembrano non veramente buonissimi. Quindi adesso li assaggiamo. Questo è burro da mettere sul pancake. Wow, guarda come si scioglie! Guardate come si scioglie per bene tutto quanto il burro. E adesso ci versiamo sopra lo sciroppo d'acero. Wow! Ok, direi che così basta. Guardate com'è tutto sciroppato. Buon appetito! Ho delle aspettative altissime. E sono state soddisfatte. Porca miseria, che buono! È una nuvola! È veramente una nuvola! Nulla a che vedere con i pancake italiani, quelli che facciamo noi. Poi, per carità, saranno 500.000 volte più grassi, ma chi se ne frega. Wow! Questa sì che è una colazione. Sono sofficissimi, gustosissimi e pazzeschi. Oh. Quello di Carly invece ha un altro gusto, è con la banana, giusto? Banana e cannella. Vai. Buonissimo. Buono, buono, buono. Fammi vedere un morso. Un morso da bimba grande. Sì, perché? Bambino, stiamo cercando di vloggare, per favore. È buono, vero? È buono. Ragazzi, noi adesso cerchiamo di finire questa colazione gigante e ci vediamo poi al pranzo. Ciao! È arrivato il momento di pranzare e voglio assolutamente provare la pizza newyorkese. Per il semplice fatto che gli americani sono convinti, o almeno dicono, che la pizza newyorkese sia la più buona del mondo. Chiaramente lo dicono quelli che non sono stati in Italia, ma effettivamente vedendolo dalle foto sembra piuttosto buona. Quindi adesso andremo in un posto molto iconico che alcuni di voi riconosceranno per provare la famosissima pepperoni pizza. Ed ecco qui la famosissima Joe's Pizza, la pizzeria dove Peter Parker lavorava in Spider-Man 1. Guardate quanta gente c'è dentro, c'è letteralmente la fila. Poi vabbè, ovviamente il negozietto è anche piuttosto piccolo. La pizza devo dire che si presenta abbastanza bene. Visto? C'è proprio scritto. Beh, il posto è un po' lercio sinceramente, però la pizza sembra molto buona. È arrivato il momento di provarla, vediamo. Beh, buona? Buona e buona, non è molto pratica da mangiare perché si scioglie ed è bella biscottosa. Che voto gli diamo? Approvata, un bel 8. 8, ottimo. È veramente poco pratico doverla mangiare così, con questi piattini di carta. Anche perché non ti danno i fazzoletti. Sì, non ci hanno dato tovaglioli, fazzoletti. E poi è bella unta, cioè si vede che è unta. Comunque il gusto è veramente molto buono, non me l'aspettavo. Chiaramente non è una pizza napoletana, però devo dire che ci sta. Qua è un po' bruciacchiata, però amen. Buon appetito! Spacca! È costato, tra virgolette, solo $24,
che vi assicuro che per New York è un prezzo più che ragionevole. Però, beh, sono 6 fette di pizza. No, dai, ci sta, ci sta. C'è da dire però che io avevo chiesto la pepperoni pizza, non la margherita. Confermo. E quando gliel'ho detto, gli ho detto, ma io avevo chiesto pepperoni. Lui ha detto, no, no, cheese. È da stamattina che ogni volta che ordiniamo da mangiare sbagliano le ordinazioni. Cioè, o non so parlare, ho proprio detto pepperoni pizza. E lui, no, no, cheese. Vabbè, allora se lo dici tu. Comunque, è buona e almeno pranziamo. Mm. Guardate Nick dove mi ha portato. Ormai lui è un esperto di New York. Sono allora, il proprietario. Vai, caro Nick, caro Nick, certo, se questo Nick video raggiunge i 30.000 mi piace, io ti insegno a giocare a Minecraft, promesso. Sta frase l'ho sentita già da qualche parte. Dici? Però va bene. Ma dove? Dove l'hai sentita? Ragazzi, io non ho mai giocato a Minecraft, quindi ci conto. Sì, lo no, facciamo, ti insegno e me lo devi far piacere, non è che mi devi insegnare, me lo no, devi far piacere. Assolutamente, va bene, va bene. Adesso va mangiamo bene. Però questa è la mia meravigliosa bistecca con i gamberetti. Ammira. Ha preso un hamburger. Oh, sembra buono, ma perché te l'hanno dato rotto? Perché te lo devi comporre tu, infatti abbiamo le patatine, come abbiamo i cetrioli. Sì, sì, come l'IKEA, come l'IKEA perfetto. Però l'ha cucinato Forrest. E anche Carly ha preso un hamburger con le patatine croccanti. Proviamo subito la patatina. Vediamo. 10 su 10? Buona. Ok, vi faccio sapere com'è la mia. In America, ovviamente, non possono sbagliarmi la bistecca. Assaggiamola. È fenomenale, è buonissima. Credo sia piena di burro, ma ovviamente questo la rende ancora più buona. Assaggio anche l'hamburger di carni. Mm. È tipo affumicato. Questo purè sembra fenomenale. È super cremoso e di una cremosità unica. Fino ad ora il cibo migliore mangiato a New York. A mani basse. È arrivato il momento di fare colazione. La quantità di burro che ti portano soltanto per un waffle è veramente fuori di testa. Ma che cavolo ci dovrei fare con tutto sto burro? Questo è il waffle di Carly, che tecnicamente dovrebbe anche metterci sopra lo sciroppo d'acero. Uova e bacon per me. E i French toast sembrano buonissimi. Vediamo se lo sono. Mamma mia, sono spaziali, fuori da questo mondo, veramente. Bacon croccantissimo. È praticamente bruciato, è durissimo. Abbastanza buono. Vediamo. Waffle con uovo. Spacca. Ok. Non me l'aspettavo, sinceramente. È arrivato il momento di provare l'hot dog newyorkese. Mamma mia, sono curiosissimo, è una vita che lo voglio provare. Non me l'aspettavo, ragazzi. L'ho preso da quel carretto là. Super buono. Un po' piccante. La mostarda è un po' piccante, strano. Buono. Carly invece ha preso delle noci tipo caramellate con lo zucchero. Fanno un profumo. Fammi sapere come sono, vai. Aspetta. No, non devi mangiarti i guanti. Ah. Ma Carly, ma... Buono? Buono. Dopo li voglio provare anch'io. Bene, approvato. Approvato. A pranzo da Shake Shack. Ci siamo dovuti sedere fuori perché dentro era tutto quanto pieno. Comunque, queste sono le patatine che abbiamo preso. Sembrano super ghiotte. Sono super ghiotte, mamma mia. Molto più buone di quelle del McDonald's. E questo è il paninazzo. Mamma mia, che spettacolo. Che spettacolo. Diamo insieme il primo morso, sperando di non sporcarmi. Ne vale la pena. $9 meglio spesi della mia vita. È spettacolare, ragazzi. Veramente, veramente buono. Wow. Queste sono le ciambelle che ho preso io. Quella di Homer Simpson, una alla fragola e una al cioccolato con la bandiera italiana. Sei a New York e non ti mangi la ciambella?
Che bontà, che squisitezza. Io potrei fare colazione così tutti i giorni, ve lo giuro. Guardate quanto è buono, è tipo ripiena. Spettacolare. Veramente deliziosa. Più buona di Dunkin' Donuts, che è dove le prendevo io quando sono venuto in America la prima volta. L'ultimo morso. Ed ecco il pezzo forte, il sandwich col pastrami. Questo è praticamente uno dei cibi più tipici in assoluto qui a New York. E non ho idea di come si mangi perché è gigante. Intanto carne a patatine e panino col pollo. Fammi assaggiare. Buona. Molto buone. Ho paura anche solo ad attentarlo perché, cioè, come fai? Provo a schiacciarlo. Ha un gusto che riconosco, ma non riesco a dirvi cos'è. Non riesco a capire cos'è. Sembra tipo... ah! Sembra prosciutto affumicato. Come quando prendi il prosciutto cotto e lo metti in padella e provi a farlo cuocere, soltanto che con così tanto di strati. Sinceramente un po' una delusione, mi aspettavo molto molto meglio. Pensavo anche fosse più gustoso. Pazienza. Ragazzi, io spero che questo video sul cibo newyorkese vi sia piaciuto. Sinceramente ci sono rimasto male soltanto per il pastrami sandwich, che mi aspettavo molto molto di più, visto che è praticamente la loro cosa tipica, mentre invece tutto il resto è stato piuttosto buono. Mi raccomando, lasciate un mi piace. Dal vostro Kendall è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!